Eccoci in diretta nel match importantissimo quest'oggi, che vede Sbovcio cercare una vittoria out. Quest'oggi si deve scendere in campo per vincere. Vedremo se riusciranno. Subito la palla recuperata da Pellegrini, poi il pressing di Audanno. Facendo, dove va? Mamma mia, perfetti, gol! Il gol che sblocca il match lo segna Audanno. 1-0, Jacopazzi sotto adesso. Ma arriva. Attenzione Pellegrini, il pallone che danza l'area di rigore sulla linea e poi nessuno la mette dentro, ci pensa. L'autogol. Sfortunata la deviazione ed è 2-0 Sbosch. Chi? Attenzione al tiro! E arriva il 3-0 subito, davvero micidiale l'attacco da parte degli Sbovci. Gol di Toscano questa volta, sotto la traversa. Allora fratello, ieri Martina mi ha invitato ieri sera a stare un attimo da lei. Siamo da Alessandro, ma lo volevo anche far rizzare, porca puttana. Il tiro alla rete! Accorciano le distanze i ragazzi in maglia verde. Arriva il gol di, cognome? Mastro Pietro, segna il 3-1 per Jacopazzi. Attenzione, Mastro Pietro lotta fisicamente alla meglio Audanno, che prova ad andare. Audanno col mancino. Ottimo tentativo. Attenzione, la rabona tentata da Audanno. Bel tentativo. Che controllo, se riusciva bene. E finisce qui il primo tempo. Sul punteggio di 3-1 per Risbovsch contro Jacopazzi. Eccoci nel secondo tempo, 3-1 per Risbovsch. Una partita finora in cui per una prima parte ragazzi in maglia arancia hanno dominato, quindi hanno tre gol in pochissimi tempi, poi hanno accorciato le distanze i giovani in possesso palla. Vedremo che gara sarà in questo secondo tempo. Attenzione alla ripartenza dei conto 2, superiorità numerica Toscano, cede a Cuomo, Cuomo l'affondo e Pellegrini la insacca. Subito in apertura del secondo tempo arriva il 4-1 degli Sbovci, la firma è di Pellegrini. Mancino e la rete, quasi da calcio piazzato di Audanno, livello 5-1, subito. La palla dentro, ancora il tapin, ma buon servizio di Pellegrini sulla destra, arriva ancora Audanno, sigla del 6-1, partita virtualmente chiusa. Attenzione, palla regalata a Pellegrini, ancora una rete per Sbovci, gioco facile facile per loro. Arriva anche il gol del 7-1. Il colpo di testa, schiaccia Faiella tutto sul lineare, anzi esatto, sai, Faiella. Arriva anche la rete dell'8-1. Ok, stasera te sarà... No, nel senso, no, tra... Il tiro! Il battuto. Tra tutti quelli che mi hanno dato in questi giorni, tutti quanti a te torna. Il mancino! Il Toscano, sarà la deviazione. Ciao, ciao. Attenzione Mastro Pietro, la finta, la palla imbeccata perfettamente per il mancino che vale l'8-2, il gol di cognome? Caliendo. 8-2 Jacopazzi. Calcio di rigore per gli Sbovci, fallo del portiere. Capasso ai danni di Faiella, anzi Audanno, e arriva il gol del 9-2 degli Sbovci. Guido Cuomo. La rovesciata di Audanno. Palla Pellegrini, Pellegrini si accentra, terra difensore e arriva la rete del 10-2. Chapeau.
vedi che manca solo di certo panino. Il tiro, Ferrari. Ancora Pellegrini proprio allo scadere, segna il gol dell'11-2. La vittoria dei Sbovc che continuano il loro percorso in campionato, aspettando i playoff. Andiamo a vedere. Danno un'ottima prestazione degli Sbovic contro Jacopazzi, una partita abbastanza facile, però il caldo e il sole forse sono stati i peggiori avversari di quest'oggi. Ve la siete cavata egregiamente, raccontaci un po' questa gara. Niente, partita molto facile, un po' di disparità diciamo fisica, e quindi è stata tosta perché tornavamo dalle vacanze. È questo, poi bisogna giocare sempre così. Senti, Sbovic che sicuramente dimostra una forma atletica ovviamente in corsa, però cosa manca ancora a questa squadra secondo te? Un po' di geometria dobbiamo riacquistare, l'abbiamo presa e poi adesso l'abbiamo perso di nuovo. Va benissimo, si spera ovviamente di essere al meglio per i playoff, un in bocca al lupo a voi e complimenti a te. Grazie. Grazie Giuseppe.